Chi sta vivendo questo problema adesso non si deve scoraggiare e deve poter vedere che si può reagire, si può ritornare alla vita e fare qualsiasi cosa, anche una sfilata insieme alle top model. Un grande cuore rosa che batte in Piazza Grande è stato infatti il centro storico aretino ad ospitare la sfilata a favore dell'Associazione delle Donne Operate di Tumore al Seno. È proprio una cosa creata proprio per sensibilizzare, a sostegno di questa cosa, perché la gente deve capire che un problema si può anche risolvere, possiamo anche come sia uscirne. Ecco, questo, l'evento è solo una cosa positiva. Una serata di glamour, moda e spettacolo targata Sugar e Cervino che insieme hanno donato alla città le loro idee e creatività nella splendida cornice di Piazza Grande, location della giostra del Saracino. È un piacere per me, è una serata indimenticabile, diversa, e bellissimo avere a che fare con delle donne di questo tipo. Attorno al progetto a sostegno della nobile causa l'intera città, 5.000 in Piazza Grande per l'evento. Tanti anche i VIP presenti, da Luciana Littizzetto a Filippa Lagerbach, da Martina Colombari a Paola Barale e Marco Columbro, per finire con Ornella Vanoni. Mi sembra un momento di bellezza ma anche di rinascita, di divertimento, di liberazione. No? Purtroppo ci sono queste malattie che sono dei pesi, ma poi quando si superano forse si vive il doppio o anche il triplo. Per l'occasione la lizza della giostra si è tinta di rosa con centinaia di fiori di erica. In passerella la collezione autunno-inverno 2019 di Cervino, indossata da 25 modelle professioniste e 15 modelle per una sera, le donne dell'Andos. Inizialmente è difficile, soprattutto nella situazione magari di perdita di capelli, perché comunque non ti riconosci quando ti guardi allo specchio, però comunque man mano che vai avanti prendi una consapevolezza nuova, diversa, e quindi capisci che comunque in tutta questa situazione c'è sempre la femminilità, e quindi inizia comunque a vedere il tuo corpo così com'è, con le cicatrici che ci sono, e ecco, inizi a apprezzarti così come sei. Quindi un vestito può comunque, come lo indossa una donna che magari non ha affrontato niente, la stessa cosa per una donna come noi.